E guatè a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirina in questa nuovissima serie su Valiant Hearts. Ebbene ragazzi, questo gioco è sicuramente uno di quei piccoli giochi che non sono tanto purtroppo conosciuti. È un gioco che ho giocato già, però l'ho giocato tanti anni fa, per cui io sinceramente non ricordo effettivamente i dettagli della storia, quindi è come se lo rigiocassimo da zero insieme, ragazzi. Quello che ricordo è che è una piccola perla che mi è piaciuta tantissimo e che sicuramente emotivamente è molto in grado di coinvolgere il giocatore. Stamattina ero qua che mi domandavo quale serie effettivamente avrei potuto portare, quale gioco avrei potuto condividere con voi. E mi è rivenuto in mente questo gioco qua. Mi sono quindi detta: vabbè, lo compro su PC, tanto comunque di diversi anni fa, per cui il mio computer sembrerebbe, grazie al cielo, reggerlo. Per questo primo episodio, ragazzi, vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like. Io spero che l'idea di questa serie vi piaccia. Non so se qualcuno di voi già lo conosce, già lo ha giocato. In ogni caso, ragazzi, sono sicura che ne uscirà una bella serie. Si tratta di un gioco ambientato nella prima guerra mondiale, quindi tra l'altro affronta tematiche reali ed estremamente toccanti, per cui sono quasi sicura del risultato che ne uscirà, per cui non perdiamo più tempo, ragazzi, e andiamo ad incominciare una nuova partita. Ok, il gioco ha il salvataggio automatico, per fortuna, la freccia non capisco perché qua. Liberamente ispirato agli eventi del fronte occidentale tra il 1914 e il 1914. 1918. Dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro-ungarico, la Germania dichiarò guerra alla Russia. A causa delle alleanze in atto, la Francia iniziò a prepararsi al conflitto. Poche ore dopo l'annuncio della mobilitazione generale, ai tedeschi residenti in Francia fu chiesto di lasciare il paese. Karl era uno di loro. Ok, quindi ambientato in Francia. Iniziamo bene. Cavolo. Caspiterina. Ok. Ovviamente lo hanno chiamato al fronte. Lui, mi sembra chiaro, è il padre di questa giovane donna che purtroppo si è vista separata da suo marito per motivi politici, bellici. Karl era stato appena deportato, ma il fronte era insaziabile e alla No. fine pretese anche Emil. Emil partì per il fronte col dolore nel cuore, lasciando la fattoria di Saint-Mihiel. Anche lui, come tanti altri, non aveva idea di che cosa gli avrebbe riservato il destino. Ok, eccoci qua ragazzi, siamo in game. A me questo gioco, tra l'altro, graficamente piace tantissimo perché potete ben vedere che, insomma, graficamente è tipo disegnato, non è tipo disegnato, è disegnato in stile fumetto. Questa cosa mi piace veramente moltissimo. Per cui stiamo impersonando Emil. Perché cavolo urli, oh! Vedi di darti una calmata, se no ti tiro una borsettata in testa. Sì, va bene, sì, c'hai ragione te. Ah! Cavolo. Ok, premendo Y, ecco qua ragazzi, questo anche è molto interessante perché a quanto pare, come potete vedere, abbiamo a disposizione vari documenti che ci parlano di quello che è effettivamente successo in quegli anni durante la guerra. Adesso ovviamente non ci metteremo a leggere tutto, però questo sicuramente ragazzi è un fattore molto positivo di questo gioco perché ci spiega anche cosa è successo in quegli anni, come vi dicevo un attimo fa.
Perfetto. Che si smetterà di urlare, per favore non mi urlare in faccia. Interessante ragazzi di come tutte le altre persone, potete vedere, abbiano un volto tipo anonimo. Quindi tutti quanti si trovano nella stessa identica situazione. Eccoci qua. Ci siamo preparati con la divisa, tutto il resto. Ok, che devo fare? Devo tornare indietro. Devo aspettare il segnale, che devo fare? Ok, eccolo là. Ok, adesso sì, possiamo andare, perfetto. Bien, grazie, merci beaucoup, monsieur. L'unica cosa forse so dire in francese. Vabbè, l'unica no. Ok, la levetta in alto per salire gli ostacoli. Stiamo affrontando l'allenamento, diciamo così. Quadrato per accoppare i nemici. Ecco fatto. Ok, grazie signore, grazie. Per prendere le granate, suppongo che siano granate X, e per lanciarle. Ok, per lanciarle R2. Ok, possiamo poi regolare il raggio di lancio con L. Ok. Ah, e poi A per lanciare, perfetto. Ok, va bene. Oh, esplode o no? Oh. Ok, grazie signore, grazie a lei. Di nuovo, vediamo se ci ricordiamo come si fa. Quadrato per accoppare, X per prendere la granata, già ce l'ho. Per cui lanciamola pure. Aspettiamo che esploda. Oh, addestramento completato, grazie signore, wow, sono così felice di andare in guerra che non vedo l'ora, guardi. Attenti, sì. Eccoci qua. Parti e le giude varietà arrivè, contro nude la tirannie. Ok, giriamo pure la ruota. Leviamo la bandiera. Ok. Mia cara Marie, siamo in viaggio per Parigi. L'atmosfera qui è stranamente allegra. Spero che il raccolto vada bene. Chiedi pure aiuto ai nostri vicini. Sono brava gente, così gentili e caritatevoli. Ti scriverò presto, appena sarò al fronte. Bacia il mio nipotino da parte mia. Il suo padre, ovviamente. Quindi non solo si è vista privata. Al deposito ferroviario di Parigi, cercando il suo reggimento al binario 21, Emile avrebbe incontrato l'uomo che sarebbe diventato non solo un suo compagno d'arme, ma anche il suo amico più caro. Oh. Quindi non solo si è vista privata di suo marito, ragazzi, ma anche di suo padre. Che bello, vero? Aiutiamo il nostro compagno. Guarda che ti accoppo, eh. Non posso, non mi fa passare. Azioniamo. Oh, il vapore, certo. Ecco fatto. Via, andate via. Lasciatelo in pace. Oh, ma che cavolo. Vabbè, vediamo dove altro. Ok, la leva è là sopra, ma... Ok, come ci arrivo? Vediamo un attimino. Ok, di qua non possiamo andare, ragazzi, come potete ben vedere. Vediamo un po' come dovrei fare. Ok, qua possiamo interagire, perfetto. Tieni, amico, che te ne pare di un'altra bottiglia di vino? Ah, aspettate, forse la posso lanciare. Ah, ok, perfetto. Ah, lì sopra c'è una campana, ragazzi. Forse dobbiamo colpirla. Tac. Succede niente? Oh, cos'è questo? È un fischietto o sbaglio? Vediamo un po'. Tempi di treni a vapore, le stazioni erano luoghi molto rumorosi. In mancanza di altoparlante e pannelli informativi, il personale era costretto a gridare per avvertire i passeggeri di arrivi e partenze. I fischietti erano molto utili per attirare l'attenzione. Interessante anche questa descrizione, ragazzi, degli oggetti di una volta. Quindi si può usare in qualche modo? Aspetto, forse è solo semplicemente un collezionabile, non lo so. Ma la bottiglia di vino deve pur servire a qualcosa. Ah, no, non vuole il vino. Ok, lui non si può corrompere con una bottiglia di vino. Qualcun altro sì. Signore, la vuole un'altra bottiglia di vino? No. E questi men che meno. C'è la possibilità, ragazzi, anche di farsi aiutare con degli indizi premendo il tasto Select, come potete vedere.
Ovviamente si avranno a disposizione vari indizi solo una volta ogni tanto. Ok, se io prendo questa bottiglia di vino. Ma scusa. Ma che cazzo. Ah, forse vuole il vino bianco questo stronzo. Vediamo. Ah, il vino bianco sì, il vino nero no. Va bene, mi ricorderò dei tuoi gusti, anche se penso non mi servirà mai più nella vita. Ok, vediamo allora di qua adesso. Ok, non si può salire. Nuovo diario sbloccato, come potete vedere ragazzi. Ah, c'è il diario anche di ogni personaggio probabilmente. Che tenerezza ragazzi, molto bello tutto questo veramente, eh? Quindi ci sono i vari punti di vista, come potete vedere c'è anche il punto di vista di questa povera ragazza, Marie, perché l'hanno richiamato, non gli bastava cacciare il mio amato marito dal paese, perché papà deve indossare l'uniforme vecchio per combattere, ora rimarrò da sola con il raccolto quasi maturo e Victor a cui badare. Che tristezza assurda. Allora, che gli posso dare a questo qua per farlo andare via? Forza ragazzi, forza! No, ok. No, prima la batteria e questo ok. No. Batteria, tromba. No, batteria, trombone. Ok. Clarinetto e tromba. Ok. Che carina sta cosa. Adesso sì, possiamo salire. Ecco fatto. Benissimo, non ci resta che, ecco, il come si chiama, quello che guida il treno se n'è andato, è sparito. Perfetto, tiriamo anche questa leva. Ecco fatto, ci fanno vedere in tempo reale cosa è successo di là. Adesso sì che possiamo scendere e andare a trovare questo nostro nuovo amico, a quanto pare. Da dove vieni? Ovviamente dall'America. Americano, è arrivato il momento di partire, amico. Ah, vabbè, adesso si sono salutati, però ha detto che sarebbero diventati amici. 21 agosto 1914. Il reggimento di Emil doveva affrontare la 71esima divisione tedesca del barone von Dorf. L'allegria generale delle prime ore era scomparsa, lasciando il posto alla paura. Ovviamente. Perfetto, quindi sì, dobbiamo andare al fronte. Andiamo pure. Che gioia. Sì signore, però si dia una mossa, sto per sorpassarla. Che c'è? Che c'è? Ok. All'attacco, oddio, no, che tristezza. No, 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 non me lo fate vedere, prego. Oh, minchia, ok. Faremmo meglio stare attenti ragazzi alle bombe. Ecco, sono deficiente però, ho visto che stava arrivando. Ok. Ok. E dai, ok, ho capito che lì invece di rallentare devo andare più veloce. Chiarissimo. Chiarissimo. Ok, ecco qua. Adesso vederlo così, ragazzi, sembra tipo uno scherzo, no? Però se ci si mette a pensare al fatto che è vero... Guarda. Oddio, ragazzi, attenti. È orribile tutto questo. Assolutamente orribile, va bene? Lo è, lo è. È orribile. Ok, siamo attenti ai colpi. E tra un po' arriverà una spilza di missili. Ecco fatto. Guardiamo i cadaveri perché ovviamente sono mutilati. Non so se andare veloce o se andare piano. È un casino qui, ragazzi. Sono rimasta da sola. No! Oh,
dai. Signora Marie Chaillon. Il soldato Émile Chaillon del 150° Reggimento Fanteria è stato colpito da fuoco nemico il 21 agosto. È ora prigioniero e ci auguriamo che si faccia vivo al più presto. Freddy, americano di nascita, si arruolò volontario nelle forze francesi all'inizio del conflitto. Dietro il suo coraggio si nascondeva un uomo già devastato dalla guerra. Un uomo con una sola ossessione: punire chi gli aveva distrutto la vita. Fu durante la battaglia della Marna che Freddy riuscì infine a rintracciare il reggimento comandato dal barone von Dorf. Ok, perfetto. Che dice? Ok, gli americani nell'esercito francese. 188 americani si arruolarono nell'esercito francese, ragazzi. Come potete vedere, poi ogni evento viene descritto nel dettaglio. Fantastico questo, lo ripeto, ragazzi. Ok, bisogna far saltare il ponte, questo mi stai dicendo? Oh, fantastico. Grande. C'ho pure gli strumenti adatti. Ok, ok, lui direttamente coi pugni. Fantastico, nuovo diario sbloccato, ovviamente sarà il suo. Così forse si attenuerà il dolore che ho dentro. È tutto dannatamente triste, ragazzi. Assolutamente. Ok, è il caso di far saltare qualcosa in aria? Forse sì, tutta questa roba qua. Perfetto. Ecco, no, forse avrei dovuto lanciarla più in alto. Probabilmente. Ecco qua, sì. Adesso sì. Adesso dovrebbe saltare. Boom, eccolo qua. Direi di tenerne una, perché non si sa mai. E proseguiamo. Sì, amico, ho capito che bisogna far saltare il ponte. Ci penso io. Dammi un attimo e ci arrivo, ok? Non so cos'altro aspettarmi. Disastro assoluto, ragazzi. Ok, ed è il caso di stare attenti, ovviamente, alla mitragliatrice. Ecco, c'è la scala, quindi avrei dovuto lanciarla più in alto. Vediamo un po', ecco qua. Facciamo attenzione. Poi potremo salire finalmente, ecco qua. Faccio il tempo, ora che il nemico ricarica. Ecco qua. Forse avrei dovuto prendere un'altra granata. Questo servirà per distrarre questo qua, suppongo, no? Suppongo proprio di sì. Posso ammazzare, gli posso fare qualcosa. Ah, ok, l'ho direttamente stordito così. A questo non posso fargli nulla. Forse avrei dovuto prendere un'altra granata, ragazzi. Cerchiamo di fare in fretta. Non farò in tempo prima che il tipo ricomincia a sparare. Ok, andiamo. Io direi di far saltare prima questo qua, perché probabilmente i nostri alleati non possono proseguire se questo continua a sparare come un forsennato. Per cui, ok, vediamo se salta in aria. È saltato qualcosa? No, quindi a quanto pare ho perso tempo. Ok, potevo scendere qui. Ah, con questo sì che salta in aria. E con questo anche. Accidenti. Boom! Ah, sono tagliati i cavi qua. Vabbè, mi serve qualcosa allora. Intanto direi di far saltare in aria questo qua. Posso usare la dinamite in qualche modo? Ah, sì che posso usarla, quanto sono stupida. La posso lanciare, ecco qua, a posto. Però se non l'accendo, a che serve? Ah, ecco, cioè devo metterla qua. A posto, preparati a morire, amico. Mi dispiace vivamente. O forse no, nemmeno, però. Oh, merda. Che è morto. Ecco fatto, ok. Era semplicissimo. Io come sempre mi devo complicare la vita. Suppongo che posso. Oh, che cosa ho raccolto? Mappa. I soldati non avevano in dotazione navigatori satellitari, ma soltanto una bussola e una mappa. Eh beh, è un bel casino. Allora, dove devo andare, ragazzi? Ok, devo andare di qua.
Ammappate. Devo far saltare questo, suppongo, vero? Vediamo. Mi scordo sempre che per lanciare devo premere X. Oh merda, salterà tutto. Boom. Ah! Contro qualsiasi legge della fisica, ma a noi va bene lo stesso, dai. Va bene lo stesso. L'esplosione è riuscita a metterlo dritto, fantastico. Allora, posso usare questo per far cadere questo e riprendere questa, perché non si sa mai, a questo punto me la porterò appresso. Ecco qua. Qua c'è una mitragliatrice pronta a crivellarci fino a qua. Faccio in tempo se mi nascondo qua sotto. È figa anche questa cosa, ragazzi, che tipo vignetta ci fanno vedere cosa sta succedendo dall'altra parte. Ok, in fretta, Eddie, per l'amore del cielo, muoviti. Faccio in tempo, faccio in tempo. Oh, meno male. Ovviamente devo far passare la granata da sopra, suppongo, proprio da sopra. Ecco qua. Oh merda. No, a quanto pare no. O sì? Ok, adesso sì. Facciamo niente a risparare. Ecco fatto. Tieni, amico, un bel regaletto per te per Natale anticipato, ok? Ecco qua. Ok, procediamo. Senza paura, senza timore. C'è un'altra mitragliatrice, lo so, amico, lo so. Adesso me ne occupo io in qualche modo. Se l'è data a gambe. Eccolo qua. Ah, facile così, rifugiandosi sopra, eh. È meraviglioso, è semplicissimo, è fantastico. Ok, devo fare in tempo, devo fare in tempo. Oddio. Pure, vabbè. Oh merda, siamo a posto. Allora, mi serve qualcosa per far cadere sta scala. Ma io non tirerei la granata perché... O forse sì, non lo so, la devo tirare, ragazzi. Che no, è l'unico modo. Boom. Ah. Ah, fantastico, avrei dovuto tirarla comunque, perfetto. E suppongo che non ci dovremmo far scoprire da questo simpatico tizio. Ma come devo fare? Se mi scopre è un guaio. È vero? Eccolo là. Eccolo là, infatti. Direi di sì, perché muoio in una maniera veramente orribile. Allora, riusiamo la granata qua. Lo devo distrarre con la bottiglia di vino. Questo mi pare più che ovvio. Ma come la lancio la bottiglia di vino? Ecco qua. Lo devo approfittare quando è di nuovo di spalle, ma è pochissimo il tempo a nostra disposizione. Forse se la lancio di qua. Eccolo là. Perfetto, perfetto. Approfittiamo, andiamocene via. Qua c'è una lettera. Una lettera, non so cosa diavolo sia. Un fazzoletto. Oh! Ok, il tempo a nostra disposizione è limitato comunque. Quindi non abbiamo molto tempo da perdere. Adesso che il fazzoletto l'ho preso, penso di poter andare direttamente su per le scale, perché suppongo che è di là che devo andare. Per cui, Eddie, non perdiamo tempo. Muoviamoci, andiamo di sopra. Ecco fatto. Oh. Cosa abbiamo qua? Della frutta, qualcosa che ci serve comunque a distrarre i nostri cari amici. La campana, direi che fa il caso nostro. Ecco fatto, andiamo di sopra. Diamo una botta a questo qua. E suppongo di aver sbagliato, perché adesso il tipo mi ammazzerà o resterà lì. Ok, no, ho fatto in tempo, meno male. Mi dispiace, amico, ma ti tocca di nuovo andare a controllare quella campana infestata, perché ti devo tirare un pugno sulla nuca. Ecco qua, a posto. Adesso, che dobbiamo farci con questo? Ok, a quanto pare ce l'ha morta. Grazie con al supporto degli inglesi, il piano tedesco fallì. La linea del fronte si spostò a nord e si arrestò lì con la complicità dell'inverno. I soldati si rintanarono in un vasto labirinto di trincee e tunnel destinato a diventare il simbolo della Grande Guerra.
Il reggimento di Karl ripiegò fino ai dintorni di Neuve-Chapelle, nello stesso campo dove Emile era tenuto prigioniero. Benissimo. Ok, hanno fame e lo tengono, minchia, sono passati diversi mesi, lo tengono prigioniero, per fortuna è salvo, ma a quanto pare lo tengono come cuoco. Per cui, ragazzi, allora, riprenderemo da qui la prossima volta. Io sono contenta di portare questo gioco perché ne vale la pena, come tante piccole perle che non sono affatto conosciute dalla maggior parte dei gamers. Io spero che l'idea di questa serie vi piaccia. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Abdosh a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!